La notte di By Night Roma continua, ci sono diversi professionisti che passano la notte con noi a raccontarci quella è la loro professione, perché a volte noi ci andiamo a informare in modo anche errato su internet, su tante attività, soprattutto magari anche a livello medico, preferiamo informarci magari chissà da quale fonte anche, piuttosto che poi chiedere effettivamente a dei medici che hanno studiato, chissà perché bisogna studiare tanti anni per fare il medico, in realtà sarebbe più opportuno chiedere loro che cosa effettivamente ci serve. Io ho qui con me, accanto a me, il dottor Paolo Sorani, lui è un medico fisiatra. Intanto buonasera e benvenuto. Buonasera, ben trovati. Ecco, io prima di arrivare a parlare di che cosa fai, che cos'è il fisiatra, vorrei fare un passo indietro raccontando un po' la sua storia, quindi anche il suo percorso formativo fino ad arrivare oggi qui, insomma, ai nostri microfoni. Dunque, sono un medico, mi sono laureato all'Università di Roma alla Sapienza, dopo un anno di attesa sono riuscito a entrare alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, sempre alla Sapienza, e quindi ho fatto i 4 anni di specializzazione all'interno della clinica ortopedica. Dopodiché, una volta specializzato, ho avuto la fortuna di entrare subito in una clinica di riabilitazione, dove ho lavorato per circa 14 anni come responsabile degli hospital. Nel frattempo ho intrapreso attività lavorativa privata presso studi, direzioni tecniche di centri di fisioterapia. Attualmente, diciamo, svolgo gran parte della mia professione presso lo studio medico Maragliano, zona Colli Portuensi. Molti fanno confusione magari tra le diverse professioni, quindi a me la cosa che preme chiederle è proprio che cos'è e cosa fa il fisiatra, perché a volte molti possono confondere diverse attività o professioni. Allora, diciamo intanto che siamo, io dico sempre, cugini di primo grado degli ortopedici, nel senso che ci più o meno occupiamo delle stesse patologie. Grande differenza è che l'ortopedico opera, noi non abbiamo l'attività chirurgica. In più ci occupiamo di riabilitazione a 360 gradi, nel senso ci occupiamo di riabilitazioni per patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, ci occupiamo di riabilitazione di patologie neurologiche, quindi ictus, Parkinson, sclerosi multipla. Molti colleghi si occupano di riabilitazione respiratoria, riabilitazione cardiaca, riabilitazione del pavimento pelvico. Quindi, diciamo, abbiamo una vasta gamma di indicazioni e di indirizzi. Siamo quelli che, visitando il paziente, facciamo diagnosi e prescriviamo la fisioterapia. Quindi quale approccio viene utilizzato? Io mettiamo il caso che ho un problema e vengo da lei come fisiatra, come medico fisiatra, qual è la prima cosa che viene fatta? Come la visita. Okay. Allora, ovviamente, diciamo, si raccoglie l'anamnesi, quindi la storia del paziente, si raccoglie quella che è la patologia prossima, cioè il motivo della visita, dopodiché si svolge la visita. In base poi all'esito della visita il fisiatra stabilisce se effettuare indagini, a meno che il paziente non abbia già portato in visione risonanze, lastre, ecografie e quant'altro, dopodiché si farà una prescrizione eventualmente anche medica o esclusivamente fisioterapica. Invece, quando la riabilitazione in questo campo è indicata e invece quando non lo è? Allora, partiamo forse prima dalle controindicazioni. La nostra specializzazione si definisce medicina fisica e riabilitativa. Medicina fisica perché noi utilizziamo una vasta gamma di apparecchiature, raggi laser, campi magnetici, onde elettromagnetiche, correnti elettriche. Queste strumentazioni hanno delle controindicazioni, fondamentalmente paziente portatore di pacemaker, perché possono interferire con l'attività del pacemaker, e il paziente oncologico, perché essendo molte di queste delle strumentazioni che hanno un'attività biostimolante, non discriminano tra cellule maligne e cellule buone, quindi il rischio è quello di creare più danni al paziente. Altra controindicazione assoluta è la donna in stato interessante, come pure negli adolescenti, diciamo nei bambini, sarebbe meglio evitare strumentazioni di questo tipo. Diciamo, quindi è importante anche che il medico fisiatra
la prima visita capisca effettivamente chi ha davanti. Sì, sì. Quindi la prima visita, sì, è fondamentale. Sì, assolutamente, soprattutto capire quali possono essere le patologie collaterali del paziente. Se ne, diciamo, andando a considerare che l'età media dei nostri pazienti è abbastanza alta, parliamo intorno ai 70 anni, e spesso sono affetti da più patologie che potrebbero interferire con la fisioterapia. Quindi la bravura del fisiatra in questo caso è proprio così, dal primo approccio, cercare di capire anche dove si può intervenire, dove magari c'è bisogno l'aiuto di un altro sì, professionista, perché poi sta lì, magari invece di fare del bene poi si potrebbe fare l'opposto. E io dico sempre anche cercare di capire un pochettino la psicologia del paziente, cercare di capire quali possono essere le reali esigenze e necessità del paziente. Nel senso, per esempio, prescrivere del nuoto a uno che ha la fobia dell'acqua è un controsenso, oppure prescrivere al pensionato sociale trattamenti da 1000 euro è assurdo, non li farei però mai. Assolutamente, e a volte magari non si pensa alle conseguenze, a volte invece magari potrebbe essere già un punto di partenza, come in questo caso, visto che comunque si ha detto che la maggior parte dei suoi pazienti insomma sono dai 70 anni in su, quindi anche cercare di capire e andare incontro in un certo senso, sì, potrebbe, sì, assolutamente sì, è la base di tutto. Quindi come ha citato prima, lei adesso lavora presso questo studio medico a Maragliano, giusto? Sì, via Edoardo Maragliano. Ok, che la zona è Colli Portuensi, per chi insomma non conoscesse l'indirizzo preciso, però se volete chiedere direttamente al dottore un appuntamento per capire se si può fare qualcosa e quindi fare la prima visita, vi consiglio di chiamare il numero fisso per prendere appunto l'appuntamento. Il numero è 0665 3353, giusto? Mi sono scordata, sì, un 3 forse, sì. 0665 3353, quindi è abbastanza, perfetto, semplice, però poi se andate anche sul sito poi lo ritrovate, www.studiomedicomaragliano.it, altrimenti c'è la pagina Facebook con lo stesso nome. Dottore, sì, c'è qualcosa che vuole aggiungere prima di salutarci? No, diciamo, ecco, il consiglio che posso dare è fare prima la visita e poi stabilire le indagini, perché molte volte i pazienti arrivano con indagini che sono poco mirate e spendono soldi, a volte inutilmente. Quindi mi raccomando, anche informatevi direttamente con i professionisti piuttosto, come dicevo all'inizio, di andare a cercare informazioni magari dove non si conoscono le fonti. Grazie al dottore Paolo Sorani per essere stato qui con noi. Grazie a voi.